Ciao, sono Zane di Turbolab.it. In questo video vedremo insieme come utilizzare My Ether Wallet, un interessantissimo app che gira all'interno del browser web e che consente di svolgere il ruolo di wallet, ovvero di portamonete, per tutti i token ERC20, ERC20 per noi italiani, ovvero tutti quelli che seguono la compatibilità con lo standard Ethereum. Si tratta di un progetto molto interessante perché ci permette, senza installare niente sul computer, di avere un portamonete perfettamente privato, ovvero del quale non condividiamo le importantissime chiavi private con nessuno. Seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Prima di cominciare, una brevissima introduzione. A che cosa serve un wallet offline, un portamonete offline? Beh, diciamo che in linea di massima possiamo conservare anche tutti i token e le monete che acquistiamo sugli exchange dove li abbiamo, dove ce li siamo procurati. Però questo significa esporsi a un grosso rischio, perché in caso dovesse verificarsi un crack, quindi in caso i cracker riuscissero ad entrare sul sito, ci ruberebbero tutte le monete che abbiamo acquistato, spesso senza possibilità di appello. Invece con un wallet offline è tutto perfettamente privato, quindi non condividiamo le chiavi di accesso con nessuno, anche in caso di crack di uno degli exchange, quindi le nostre monete sarebbero al sicuro. Se pensate che sia solo un rischio teorico, permettetevi di correggervi, è già successo parecchie volte in passato, soprattutto nel 2013, il grande crollo del Bitcoin che ha portato i prezzi verso il basso fino ad inizio 2017 è stato dovuto proprio al crollo dell'exchange principale dedicato alla criptovaluta. Ce ne sono stati molti altri nel corso degli anni, uno dei più recenti appunto ha visto coinvolta la valuta XM del progetto NEM, hanno portato via qualche miliardo di dollari in valore, di nuovo non c'è stato un crack ma è stata una perdita enorme per tutti quelli che avevano conservato le monete sugli exchange. Insomma, se avete delle criptovalute dovete dotarvi di un wallet offline. Ora, il My Ether Wallet di cui parleremo tra poco non consente di ospitare qualsiasi tipo di moneta, ma appunto solo quelle che in standard ERC20. Quindi Bitcoin, Litecoin, NEO, ARK, tutte quelle che ho nominato e molte altre non seguono questo standard perché utilizzano un proprio formato e non sono quindi compatibili. Cosa dobbiamo fare quindi? Dotarci di un programma come Exodus, guardate la mia guida linkata nell'articolo, per tutte le monete che sono supportate da Exodus, quindi Litecoin, Bitcoin, eccetera, eccetera. Invece per tutte le altre possiamo pensare di utilizzare My Ether Wallet, appunto se sono in standard ERC20, mentre di nuovo tutte quelle che non ricadono in nessuno dei due borsellini dobbiamo scegliere un programma apposito. Consiglio di partire dal software dedicato che ci viene segnalato sul sito di ogni specifico progetto. Come facciamo per sapere se una moneta è ERC20 o meno? Dobbiamo semplicemente leggere quello che c'è scritto sul sito. Se c'è scritto che può essere conservata in qualsiasi portafoglio o borsellino per Ethereum, significa che è compatibile. Prima ancora di addentrarci nella trattazione di My Ether Wallet, dobbiamo fare una scansione principale, ovvero dobbiamo fare un passaggio preliminare. Che cosa significa? In caso, siccome My Ether Wallet lavora sul PC locale, dobbiamo assicurarci che non ci siano dei malware in grado di intercettare le chiavi in esecuzione sul nostro computer. Allo scopo vi consiglio di utilizzare Malwarebytes, che è un software gratuito che fa un'ottima scansione in profondità e consente di fare una buonissima pulizia del computer. Una volta che avete verificato che non ci sia spazzatura sul vostro PC, dotatevi di un buon antivirus. Di nuovo su Turbolab.it ne abbiamo provati moltissimi negli ultimi mesi, da Avira, Kaspersky, a Bitdefender, ce ne sono veramente moltissimi anche in versioni gratuite. Vi rimando ancora una volta all'articolo per gli approfondimenti. Scegliete il vostro antivirus, installatelo e quindi siete sicuri che potete partire con tranquillità, perché con Malwarebytes avete fatto una scansione e in questo esatto momento il vostro computer è al sicuro, mentre invece utilizzando un buon antivirus con un controllo in tempo reale potete appunto prevenire eventuali infezioni in sicuro e quindi in futuro e quindi utilizzare My Ether Wallet. Colleghiamoci al sito myether.com.
La primissima volta che apriamo il sito dobbiamo appunto superare una presentazione iniziale cliccando ripetutamente sul pulsante in basso. Vi faccio la versione un po' stringata di quello che c'è scritto. Fondamentalmente c'è scritto di non farvi fregare la chiave di accesso, perché chiunque entri in possesso delle credenziali per appunto operare con il vostro portafoglio digitale potrà spostare a proprio piacimento le monete che ci sono presenti e quindi rubarvele. E allo stesso modo, ugualmente importante, non perdete le chiavi di accesso che vi vengono rilasciate da questa app, perché in caso lo faceste, siccome non esiste nessun recupera password, sarete tagliati fuori dai vostri averi. Quindi di nuovo fate attenzione a questi due aspetti. Una volta completata la presentazione, continuate a cliccare sempre sul pulsante blu fino a quando all'ultimo passaggio dovreste trovare la possibilità di cliccare su un link che inizia, riporta il testo OMG, please just let me send FFS. Cliccate lì e vi troverete davanti all'interfaccia principale. A questo punto clicchiamo sul menu in alto e selezioniamo la lingua italiana. Infatti My Ether Wallet è tradotto quasi completamente, non proprio del tutto, ma è tradotto in un buon italiano. Arrivati a questo punto dobbiamo scegliere una password per il nostro wallet, quindi per il nostro borsellino digitale. Mi raccomando di scegliere una password che sia robusta, che includa numeri oltre a parole e che sia comunque abbastanza lunga e anche possibilmente segni di punteggiatura. Mi raccomando, scegliete una password che sia valida solo per questo servizio. Al passaggio successivo siamo chiamati a scaricare il file chiamato KeyStore. È appunto un documento che dobbiamo conservare sul PC e che consente di accedere al servizio. Dopodiché clicchiamo sul grande pulsante rosso Ho capito, continua in basso e ci viene visualizzata la chiave privata, ovvero l'informazione da custodire gelosamente che permette l'accesso ai nostri valori. A questo punto possiamo anche decidere di creare un paper wallet, ovvero un portafoglio cartaceo. Clicchiamo appunto sulla possibilità di stampare e se vogliamo possiamo visualizzare una paginata da appunto riportare su carta e conservare con cura. In questa schermata altro non c'è se non le informazioni che abbiamo visto, quindi l'indirizzo del borsellino e la nostra chiave privata in vari formati, quindi formato testuale e appunto un formato QR code leggibile con il telefono. Non è strettamente necessario stampare questa pagina, però soprattutto se avete una cassetta di sicurezza in banca nella quale conservarlo, può essere utile, perché in caso si rompa il disco fisso del PC, nel caso vada tutto per il verso sbagliato, potete sempre pensare di recuperare questo foglio e avere di nuovo gli accessi ai vostri valori. Arrivati a questo punto siamo pronti ad accedere al servizio, clicchiamo quindi su KeyStore JSON File dalle possibilità di accesso che abbiamo sulla sinistra e dobbiamo scegliere il nostro file, quindi il famoso KeyStore che abbiamo scaricato ai passaggi precedenti. Quindi sfogliamo il disco fisso, andiamo a recuperare il KeyStore che abbiamo scaricato in precedenza, carichiamo sul servizio e a questo punto dobbiamo fornire la password che avevamo scelto all'inizio, al primissimo passaggio. La password serve appunto per decodificare il KeyStore. Clicchiamo sblocca, ci viene risposto portafoglio decodificato correttamente e significa che siamo effettivamente all'interno del nostro borsellino. Come vediamo in alto viene visualizzato l'indirizzo del conto, è un'informazione molto importante perché è proprio la destinazione alla quale dobbiamo spedire tutte le nostre monete per inviarle fuori dall'exchange. Mentre invece cliccando sulla voce di destra, Show All Token, possiamo appunto vedere la situazione aggiornata delle monete che sono appunto contenute all'interno del borsellino. Procediamo allora concretamente a spostare i nostri averi fuori dall'exchange e a metterli al sicuro dentro al nostro borsellino My Ether Wallet. Come fare? Copiamo il nostro indirizzo, raggiungiamo quindi, facciamo login sul nostro account sull'exchange dove conserviamo i nostri valori, troviamo la voce withdraw, quindi prelievo,
dipende, la procedura cambia ovviamente da un pochino da exchange ad exchange, comunque si parla sempre, quasi sempre, di withdraw e di inserire all'interno della voce del prelievo, compilare un form nel quale dobbiamo inserire appunto l'indirizzo di destinazione del wallet sul quale vogliamo prelevare le monete, scegliere appunto quante monete di quelle a nostra disposizione vogliamo trasferire, nella maggior parte dei casi saranno tutte quante, e poi eventualmente completare l'operazione inserendo il nostro codice di verifica a due fattori di Google se l'exchange lo prevede. Per informazioni dettagliate circa la procedura di trasferimento dei valori dall'exchange ad un portafoglio privato, vi consiglio di verificare tutti gli altri video che ho postato e tutti gli altri articoli, perché appunto ho dedicato degli approfondimenti a Coinbase, a Binance e a KuCoin, dove trovate sia in video che in articolo la procedura esatta per raggiungere le sezioni dedicate. Torniamo quindi a My Ether Wallet, attendiamo qualche istante per i tempi tecnici di trasferimento, dopodiché localizziamo il riquadro con il nome saldo token. Se la criptovaluta che abbiamo appena trasferito dall'exchange non è ancora visualizzata in un saldo aggiornato, cliccare mostra tutti i token, pulsante arancione. Dalla lista localizzare il simbolo della criptovaluta che abbiamo appena trasferito dall'exchange verso il wallet, cliccare sul pulsante, sul testo corrispondente dove c'è scritto click to load, e dopo una brevissima elaborazione dovrebbe mostrarsi appunto il nome, il numero di monete che effettivamente possediamo. In caso dovessimo trasferire in futuro altre criptovalute, ricordiamoci che la procedura da seguire è sempre questa, quindi in caso non venga visualizzato immediatamente il saldo, espandiamo la lista, localizziamo il simbolo, clicchiamo click to load e viene effettivamente così aggiornato sul momento. Come fare per spostare le monete da My Ether Wallet verso un'altra destinazione, ad esempio per rimandarle sull'exchange al momento di venderle? Utilizziamo appunto il form di invio. La procedura chiaramente è molto semplice, basta incollare l'indirizzo di destinazione, che in questo caso sarà appunto quello che abbiamo sull'exchange sul quale vogliamo trasferire le monete, dopodiché scegliere di nuovo l'importo, cioè il numero di monete che vogliamo effettivamente trasferire, e confermare. Procedendo nell'esplorazione delle varie funzioni di My Ether Wallet troverete altre cose carine, come ad esempio vi faccio presente che in alto, cliccando sulla voce controlla stato della transazione, possiamo appunto raggiungere uno storico dove, inserendo una maschera nella quale inserendo il numero della transazione, possiamo verificare a che punto sia. Questo risulta molto comodo in caso avessimo effettuato dei trasferimenti e ancora non vedessimo i saldi aggiornati. È una funzione diagnostica. Ci sono poi molte altre caratteristiche carine, ad esempio c'è la possibilità di registrare, vendere e acquistare dei nomi sul sistema Ethereum Name Service, quindi i nomi di Ethereum da utilizzare come alias per i borsellini, e un'altra infinità di altre caratteristiche, ad esempio la verifica degli smart contract, che può essere utile per chi programma. Bene, siamo arrivati alla conclusione del video. Da Zane di Turbola.it è tutto. Come al solito vi chiedo, se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, di mettere il pollice in su cliccando qua sotto e di iscrivervi al canale per seguire i miei prossimi filmati. Ci sentiamo presto, ciao!